Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo nel Parco Agricolo della Valletta, un posto veramente ampio dove ci sono appunto campi agricoli, sentieri e sono qua con il Mavic Air 2 perché voglio provare a scattare qualche foto, quindi un video semplicissimo, ma giusto per vedere queste nuove funzioni che ha il Mavic Air 2 dal punto di vista fotografico, perché questo Mavic Air 2 è in grado di scattare foto singole a 12 megapixel, di scattare foto a 48 megapixel e di scattare smart foto. Questa caratteristica introdotta da DJI insieme appunto anche ai 48 megapixel, però diciamo che una cosa esclude l'altra. Quando usiamo smart foto, le foto sono a 12 megapixel, quindi a 48 megapixel non si può utilizzare la funzione smart foto. Cos'è questa funzione smart foto? Praticamente questo DJI Mavic Air, unendo le tecnologie Hypernight e HDR, quindi usando queste due tecnologie e calcolando con i suoi algoritmi l'ambiente in cui sta facendo le foto, quindi la tipologia di ambiente. Lui valuta la tipologia di ambiente, se è sulla neve, se è in un prato, in base all'ambiente dove si trova. Unendo queste due tecnologie, in automatico riesce a tirare fuori, diciamo, il meglio che si può tirare fuori da una fotografia in automatico. Almeno così dichiara DJI. Quindi adesso scatterò delle foto, ma saranno solo due o tre foto, però queste due o tre foto le scatterò modalità singola automatica, modalità 48 megapixel automatica e modalità smart foto, e quindi vedremo queste differenze, visto che queste sono delle novità introdotte da DJI per il Mavic Air 2 dal punto di vista fotografico. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e scattiamo qualche foto con il Mavic Air 2. Ragazzi, avete visto queste tre modalità di foto, quelle nuove introdotte da DJI, cioè i 48 megapixel e le smart foto, e in più avete visto la foto classica, tutte ovviamente in modalità automatica. Quindi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi di queste tipologie di modalità di foto introdotte da DJI per questo Mavic Air 2. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questo test, o meglio questo primo test, anche se in maniera molto semplice, poi lo vedremo in maniera più approfondita quando si potrà andare in posti più interessanti di questo. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato queste nuove modalità di foto da parte di DJI per il Mavic Air 2 vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto e se va. E ovviamente ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, tutorial, una novità. Ciao!